Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. Pavese tenta un ultimo svago, un ultimo sollievo, andando in vacanza a Bocca di Magra, forse ripensando ai giorni di Varigotti, a quella spiaggia, a quel mare della Liguria, dove era stato felice di nuotare un giorno. Ma adesso la storia era del tutto diversa. È la fine del mese, il 27 agosto 1950, il suo corpo viene ritrovato privo di vita in una stanza dell'Hotel Roma, a Torino. Aveva in camera sua un grande tavolo quadrato e c'era questo diario e lui più volte aveva detto: questo non toccatelo, è un documento importante, non deve andare perso. Pochi giorni prima che lui morisse, in agosto quindi già del 50, c'era venuto un forte temporale. Aveva spalancato la finestra, i fogli del diario si erano sparpagliati nella camera. Noi, quando è finito il temporale, abbiamo chiuso la finestra, abbiamo raccolto i fogli e li abbiamo rimessi nel diario, senza leggerli, perché allora si usava non andare a curiosare nelle cose, tanto più dello zio, non si doveva curiosare nelle sue cose. E li abbiamo messi senza leggerli. Quando poi l'abbiamo visto dopo, perché era proprio già gli ultimi giorni, in quelle pagine c'era scritto: faccio il consuntivo dell'anno non finito che non finirò. Quattro chiodi fanno una croce. Erano scritte quelle frasi, erano già scritte. E noi non le abbiamo lette. Oggi Pavese dorme di nuovo fra le colline delle Langhe. Non resta di quel tempo di là dai ricordi che un vago ricordare. Talvolta ritorna nell'immobile calma del giorno il ricordo di quel vivere assorto nella luce stupita. Il mio passato fu il chiarore, fu il canto e il mattino. Un giorno, fra queste colline fu ritrovata una lettera e diceva così: caro, tragico, amatissimo Pavese, tu che ci hai insegnato la poesia della vita, a credere malgrado tutto che la vita è stupenda, è più grande della poesia e che è bello vivere perché è bello cominciare sempre, ad ogni istante, proprio come i bambini, a sentire ogni risveglio come l'ultimo e il primo, tu che cercavi un amico per non affondare e sei stato per noi più che un amico, tu che non ce l'hai fatta, per tutto questo, ora e sempre grazie, Pavese.